Benissimo, ora con questo nuovo scenario, che è più boschivo, quelle erano fratte, questi sono alberi, possiamo continuare. Io penso che le considerazioni di Francesco siano state per me molto stimolanti, perché a parte questo suggerimento del divenire eletto all'interno voi della coscienza dell'animale, del leone, e del suo ciclo all'interno della specie, così come lo vediamo noi, immediatamente mi ha richiamato alla memoria Il tramonto dell'Occidente di Oswald Spengler, in cui le civiltà sono paragonate al ciclo organico. E il ciclo organico è lo specchio per comprendere e leggere il ciclo delle civiltà. Per cui lui non racconta e descrive le civiltà umane nei termini storici consueti, ma le vede come all'interno non di una pellicola temporale, ma di una mappa spaziale. Per cui lui contemporaneamente ti parla degli Egizi, degli europei di età imperiale, fino all'800, l'età dell'impero britannico, oppure della Cina dei Tang, che ne so, ma non così, io sto facendo dei riferimenti a casaccio, sempre con riferimento alla produzione culturale, ai costumi e alla letteratura, alla scienza, alla filosofia e così via, alla religione specialmente. Non fa paragoni, non sono dei paragoni, ma sono delle analogie. E questa idea di analogia, che è più forte di quanto noi pensiamo, è la stessa che sta alla base del nostro concetto di divenire, della nostra lettura nell'immediato dell'esperienza del divenire. Ora, volendo anzi momentaneamente sospendere la nostra esplorazione di questa idea del divenire secondo la nostra coscienza occidentale, secondo la base filosofica che ci hanno lasciato in eredità i greci, mi aggancio anche all'ultima fase delle considerazioni di Francesco a proposito dei Veda e a proposito del modello di quello che potremmo paragonare al nostro modello di divenire per gli Hindù o comunque per la coscienza indiana, per l'immaginario e per l'esperienza spirituale e intellettuale della civiltà indiana. Ma non solo indiana, direi anche cinese o anche orientale in genere, con le dovute differenze si intende. E quello che volevo subito prendere a riferimento è l'immagine vertiginosa del tempo per gli Hindù. C'è quello che potremmo definire il grande anno, in realtà leone, più ampio e più vasto, che è il Kalpa, che è un battito di ciglia di Brahma. E poi i Manvantara con tutti i sottocicli, e quindi gli Yuga, le ere. E ogni Manvantara ha quattro cicli di Yuga, e ogni ciclo di Yuga al nocciolo è costituito da quattro fasi, quindi sono quattro Yuga che coincidono perfettamente con le quattro ere descritte da Esiodo nelle Opere dei Giorni, per esempio, che sono è identica Alembadiou, scusate, Alembadiou, sente mia, Jean Danielou descrive benissimo questi, fa benissimo queste, descrive benissimo queste concezioni del tempo, sia quella mitica, arcaica, greca, sia quella indù, all'interno ovviamente della linea indoeuropea, in questo saggio si intitolava Shiva e Dioniso, che è un testo stupendo, con tutte magari le lacune storiche, ma non sono quelle sostanziali. L'elemento sostanziale è la metafisica che serpeggia all'interno della ricostruzione storico, a volte anche archeologica, ma soprattutto spirituale, che fa Jean Danielou del pensiero, non inteso come attività intellettuale, accademica, ma del pensiero inteso come vita spirituale dell'India, e
il rapporto ai greci. Ora, questa vastissima concezione, questa vertiginosa concezione del tempo, che non la possiamo chiamare né verticale né orizzontale, né, come l'esempio citato da Francesco a proposito della nostra coscienza del tempo, la nostra idea del tempo perlomeno, della freccia spazio-temporale, su cui noi abbiamo edificato l'intero nostro modo di vivere a 360 gradi, e che solo la teoria della relatività ha smontato, ma in maniera anche balzana, se vogliamo, cioè Ancora su più, un perdonami, prima la altro. teoria quantica di Sì, Heisenberg è arrivata quella molto più di. È tutta la meccanica quantistica, scientifica, certo. fondamentalmente, per cui non esiste più un'ipotesi, cioè, la Non freccia esiste nessuno. spazio-temporale è relativa a dove ti trovi, nel tempo e nello spazio-tempo, fino ad arrivare alla possibilità di piegare lo spazio-tempo da un punto di vista quantistico, perché se tu devi, questa è la teoria che sta alla base dei motori warp di Star Trek, se tu devi passare dal punto A al punto B dello spazio-tempo, non devi più viaggiare tu, ma devi piegare lo spazio-tempo, come pieghi un foglio. Ora, per fare questa cosa, solo i film di fantascienza, come dire, possono azzardare delle ipotesi e delle risposte. Però loro lo danno già per scontato. Fatto sta che questo esempio, questo giochino della piegatura dello spazio-tempo sta anche a fondamento di una esperienza interiore della temporalità, che è anche il fondamento, il risultato, nonché forse gli effetti dello yoga. Cioè, quello che voglio dire, forse lo sto dicendo in maniera troppo, sta gonfiando sta cosa e non riesco più a controllarla, è che in una civiltà dove si può star seduti e esplorare la trascendenza per poi anche ritornare o esserne riassorbiti, non si può considerare il tempo come una freccia spazio-temporale, quindi un passaggio dal punto A al punto B, che comporta anche delle istanze progressive, delle istanze evolutive, delle istanze di incremento di non si sa che cosa, di quale forza. Nietzsche la chiamerebbe volontà di potenza. E Bataille, secondo me, Georges Bataille faceva malissimo forse a inscrivere lo yoga all'interno dello stesso concetto di volontà di potenza nicciano, perché forse lo yoga è talmente interessante e contraddittorio in questo senso per la mentalità occidentale da apparire come comunque volontà di potenza, come una istanza della volontà di potenza, una manifestazione della volontà di potenza. Ecco, nello yoga c'è questa, c'è un'idea del tempo che, almeno che la sottende perlomeno, o che nell'inconscio dello yoga, che però per lo yoga non è affatto inconscio, lo è per noi, dal nostro punto di vista, dal point de vue da cui ci permettiamo, ci azzardiamo a leggere lo yoga, il tempo è una mappa, è un luogo dove già le cose sono. E lo yoga è solo il modo per entrare dentro la mappa e collocarsi nei punti giusti per poterla isolare. Quindi possiamo dire, per esempio, che la persuasione è che noi accadiamo nel tempo e lo yoga ci dice che il tempo accade in noi, quindi noi siamo quello Sì, spazio all'interno del quale accade l'esperienza del tempo. volevo dire esattamente questo. Mi aggancio a un aspetto delle tue osservazioni, cioè anche quando si cita questa idea comunque dell'evolutiva, no? Che si sono presi tutto, come sostengo pure le parole, questa idea evolutiva che poi coinciderebbe in maniera, secondo me, mica tanto inconscia con l'idea di tecnologia, di tecnologizzazione, no? A proposito di discorsi recenti, questa a mio avviso è una mera, insomma, un approccio, come dire, ipertrofico di un'idea di evolutiva, perché insomma non è affatto detto che questa civiltà comunque sia stata innanzitutto l'unica, ma che altre forme di civiltà, magari scomparse, eccetera, non abbiano investito tale capitale di conoscenza, altrimenti. Ora, è pur vero che diciamo, la polverizzazione di una qualche temporalità
che era stata, come ben detto, insomma, come dire, quasi oserei dire fenomenologicamente osservata nelle culture vediche, il che fa veramente pensare perché questa idea comunque di consapevolezza, cioè, insomma, questa idea a proposito sempre di divenire, no? Cioè abbiamo questa glaciazione di Vulm, il diluvio comune a tutte le culture, questa massa d'acqua, insomma, che noi abbiamo nella nostra rappresentazione simbolica, coincide ovviamente con l'idea di Noè e dell'arca, insomma, dell'alleanza, che mito che è comune. Insomma, prima di questa glaciazione di Vulm non è dato sapere, insomma, se non per via molto, insomma, legate appunto a quello che è la paleontologia, l'archeologia, insomma, ma sempre molto relativo, cosa sia realmente accaduto. E quindi l'Occidente, altra categoria del pensiero, insomma, da mettere in crisi in mille modi, avverto personalmente la fatica dell'Occidente nel determinare, nel cercare di cogliere alcuni aspetti che erano assolutamente connaturati alle ritualità, alla vita quotidiana di altre culture. Quindi questa scissione, il rapporto, la rottura comunque con la ritualità, determina, a mio avviso, cioè il fatto che poi l'analisi del dato da parte della scienza, da parte della fisica, appunto Einstein, Heisenberg, un tentativo sicuramente esponenziale legato al dato, no? Che però restituisce una filosofia quasi, come dire, non più fenomenologicamente tangibile, perché è pur vero che le conseguenze del principio di indeterminazione sono tali per l'uomo contemporaneo da non poter essere in qualche modo rappresentate simbolicamente, perché che vuol dire che a istante zero succedono infinite cose, a proposito di divenire, no? È un concetto che torna molto di più con quanto dicevamo, cioè con miti e codifiche che appartengono più appunto a altre culture, rispetto a questa nostra, che è, come dire, costruita all'interno di quello che si potrebbe definire, se usiamo una metafora appunto, ma insomma per me è prassi vivente, cioè il chakra dell'astrazione, cioè una società costruita sulla parte, come dire, frontale della percezione della cosiddetta realtà. E quindi a istante zero succedono infinite cose. È sicuramente un dato che torna e che fa parte della disputa della conoscenza a livello di alcune discipline che oserei dire settoriali, no? Quali quelle della fisica, quantistica, eccetera. Come poi questo si possa tradurre in significato o significanti è tutto da definire, perché questo implica una grande cosa, cioè il fatto che il principio di Heisenberg implica un fatto che la verità non è conoscibile, ci si può approssimare. Se abbiamo una scala di valori che va da 0 a 100, possiamo arrivare al 99%, ma non ci sarà mai alcuno che potrà dire questo è assolutamente vero. Cosa che, come sappiamo, nel nostro stesso passato, anche questa frase, nel nostro stesso passato, cioè siamo schiavi di indici di ideologizzazioni, categorie, Occidente, Eurocentrismo, l'Africa, l'India, l'esotico. Siamo frutto di colonizzazioni. Ora, la colonizzazione delle menti, che prima di essere geografiche è psicogeografica, questo riduzionismo fine ottocentesco relativo all'indagine psichica, che in altre culture, come ben sappiamo, è il primo livello della scorza epidermica, la psiche, no? Questa mitologia della Grecia, che ha sicuramente, ovviamente, è stato il fulcro di molto sapere e cultura, ma non è stato il solo, ci cioè siamo incentrati, è come se praticamente, correggimi Giuseppe, ma l'impressione che se ne ricava a livello accademico e quindi, come dire, rappresentativo, simbolico, è che tutto parta da lì, il che, come sappiamo, non è Non assolutamente è vero, affatto vero. però viviamo come se, il famoso come se lacaniano, ci torno, no? Noi mutuiamo atteggiamenti, temporalità, illusioni di divenire, per esempio, ritorno a Lacan perché alla fine io ho un'idea che ovviamente non può essere, non può passare come effettiva, ma insomma io ritengo Lacan un grande mistico, ovviamente non sarebbe d'accordo probabilmente lui, ma io lo vivo come tale. Questo è un segnale appunto che potrebbe essere vero. Se è vero, lui dice, che c'è una qualche nocciolo di realtà irriducibile, no? Che lui definisce le petit objet A, cioè questa, come
questa ma singolarità non significante, non simbolica, non rappresentabile, allora tutto ciò che noi viviamo, che c'è, quindi compreso, e qui Dario ti ricordi l'altra sera parlavamo del pensiero come substrato materico, no? Certo, il Samkhya, Quindi il così. pensiero, il sogno, eccetera, la realtà non è affatto questa rappresentazione, perché potremmo precipitare escherianamente in un'idea di realtà, sogno, sogno, realtà infinita. Quindi queste particelle di pensiero, queste particelle di non riducibili alle petite objet A, rappresentano comunque il divenire, a mio avviso, cioè l'illusione del tempo, che si manifesta tramite appunto simboli. Noi viviamo una realtà che è assolutamente, come dire, connaturata alla rappresentazione simbolica di schemi, che non sono più, di frattali, se vogliamo, no? Che sfuggono alla nostra percezione, paradossalmente. Quindi continuiamo a muoverci su un microcosmo di relazioni, a misurare orari che non sono tali, calendari che non sono tali, e quindi il tempo è corrotto, è permeato comunque da una calendarizzazione che è frutto, a mio avviso, comunque di alcune consapevoli devianze di alcune società iniziatiche, eccetera, nel passato. Quindi, insomma, la creazione, ad esempio, del calendario gregoriano, insomma, su questo potremmo aprire Ah, un'altra bella parentesi. lo sventurato Aloysius Lilius, il disgraziato, scusate, il gentiluomo che il Papa interpellò per stendere il calendario greco, famoso Papa Gregorio XIV, per stendere, che è il XIV, mi pare, di questo nome, 13, no, mi ma pare sto una cosa confondendo di pure 16, io. Vabbè, 14, quello comunque che infamia su di lui. è. No, questo ve lo tagli. Che incaricò questo eminente studioso di stendere il calendario, tagliare 10 giorni da ottobre e reinventare il tempo all'improvviso. Guarda, che c'è di male se la primavera coincide col freddo e l'inverno con il caldo? A un certo punto del ciclo nulla. Dobbiamo chiamare, non lo so. Quindi, su questo, anche Carmelo Bene aveva tanto da. Come Si scaglia contro questa storia di Aloysius Lilius, Carmelo Bene, questa intervista con Giancarlo Dotto, che è divertentissima, certo, bella, allora conosco struggente, bene. da tanti punti di vista. Ora, sì, noi abbiamo un'esperienza del tempo che sicuramente è strana, è corrotta, è assurda, ma perché pensiamo che sia il tempo soggetto a noi. E quindi, sapendo benissimo che accade esattamente il contrario, nel momento in cui tu vuoi che il tempo sia soggettato a te. E questo rapporto competitivo con il tempo, tutto quello che accade dentro la nostra coscienza e dentro l'inconscio diventa conflitto. Ed è un cortocircuito che provoca La cortocircuito. nevrosi E limitata, quindi come si nevrosi. E dice. per questo siamo tutti nevrotici. Il misticismo di Lacan è Assolutamente. il nocciolo di questa Assolutamente. mistica della nevrosi straordinaria. C'era però, scusa se ti interrompo, in realtà ovviamente ogni cosa si ascrive in questa illusoria, vogliamo chiamarla idea di divenire, cioè l'idea comunque di calendarizzazione ovviamente si rifà nelle altre culture precedenti a questa idea comunque dei solstizi, no? Erano Giustizi, osservati, ovviamente sì, del movimento momento degli astri. delle stelle, quindi c'è tutta una. C'era quindi l'agricoltura, insomma, erano le varie fasi, insomma, dell'anno, della Perché c'era semina. una coscienza verticalistica di ciò che accade in basso e di ciò che accade in alto, un rapporto diretto di influenze reciproche, di cui l'astrologia è Assolutamente. l'ultima carcassa. Ma il rapporto fra il macrocosmo e il microcosmo, Esattamente così. sintetizzato poi nell'immagine del macarantropo, cioè dell'uomo universale, metteva insieme una serie di Francesco! elementi della sapienza. Sì, ce l'ho presi stamattina, eh? Ah, ottimo. Stiamo registrando una roba. No, ma no, ma va No, bene, non non ti ti preoccupare, 5 preoccupare. minuti, Sta poi tranquillo. tagliamo. Ne fa Certo, parte. fa parte del divenire. Sì. All'epoca ancora il tempo era ciclico, comunque, dall'epoca in cui questo macrocosmo C'è era, cioè un'idea il del microcosmo tempo, era che un riflesso. una pratica anche del tempo che è ciclica e che necessita della ciclicità, perché la ciclicità è il cerchio e la ciclicità è l'anello, il ring, e quella è la necessità.
Invece la freccia spazio-temporale favorisce l'arbitrio, o il cosiddetto il mito del libero arbitrio, Assolutamente, della libertà, assolutamente, che è totalmente inconsistente, è assolutamente, un'invenzione mefistofelica della civiltà occidentale. Il concetto di libertà. Assolutamente Sì, d'accordo. di libertà. La libertà non Ah, libero esiste. arbitrio, insomma. Ma l'anello, il cerchio perfetto, sono la necessità che avvolge tutte le cose, come lo svastica e il movimento della molteplicità intorno allo zero infinito da cui la molteplicità proviene, e che è la molteplicità, si identifica con essa. Anche lì c'è quel presupposto che avevamo letto come il principio da cui tutte le cose vengono, il principio a cui tutte le cose ritornano, ma in quel caso, cioè nell'ambito del pensiero orientale, per tornare al pensiero orientale, la manifestazione è in qualche modo il principio. Che poi la manifestazione torni al principio è una necessità interna al principio stesso, nonché alla manifestazione, detto in soldoni. A proposito dello svastica, mi rammenti Genon nel suo libro straordinario, secondo me, è quello lì, sulla simbologia I simboli della scienza della sacra. scienza sacra. Ricordiamo lo svastica, appunto, lo chiamarlo svastica, che fu il simbolo dei cristiani gnostici fino al 1500. Ci Sì. sono cattedrali tuttora in Francia che hanno questo come simbolo e che ovviamente interseca, altri non è che la croce nel suo piano di movimento, di rotazione, soltanto che la croce come simbolo archetipico sta su un piano bidimensionale nella sua rappresentazione simbolica. Lo svastica sarebbe, secondo Genon, a proposito di tempo, nella via equatoriale di una sfera, e quindi insomma e le direzioni, insomma, che vedete nella famosa prolungamenti della croce ne determinano la direzionalità del Sì. movimento. Ora, qui abbiamo toccato un tasto, cioè, insomma, ovviamente nell'immaginario comune la svastica, e qui utilizzo è il simbolo ovviamente Dei dei nazisti. nazisti, eccetera, che a questo punto c'è un bellissimo saggio di, come cavolo si chiama? Peter Levenda sul Sì. significato occulto del nazismo. La croce e la La croce della svastica, svastica, c'è un'alba del genere. comunque quello sull'esoterismo L'esoterismo del nazismo. nazista, cioè dei nazisti, che giustamente osserva, i nazisti hanno fondato una Assolutamente. religione anticristiana, il programma era di scristianizzazione dell'Europa, del pianeta, eccetera, eccetera, era una Assolutamente, assolutamente. religione del rovesciamento, del ribaltamento. Lui racconta poi un episodio divertentissimo a proposito di Aleister Crowley, che fece l'unica buona azione che fece Aleister Crowley, che fecero le SA a Vero. proposito di Aleister Crowley, che passeggiava per Berlino con la fidanzata. A un certo punto cominciò a picchiarla, cominciò a litigare. Aleister Crowley, il mago nero, cominciò a picchiare questa qua. Passava una camionetta dell'SA, che scesero prontamente dal mezzo per calpestare e Questo picchiare a sangue Aleister Crowley perché stava colpendo una signora, una signorina. stupratore, semplificatore, riduzionista di Sì, vie della mano sinistra, vabbè, a pura quello. fruizione, insomma, speculativa, insomma. Comunque, tornando a noi, scusa, ti ho No, interrotto con hai questa fatto parentesi di benissimo. colore. Hai fatto benissimo perché appunto questa idea comunque di temporalità era colta perfettamente. Ovviamente la svastica non è soltanto un simbolo vedico, ma è anche un simbolo vedico, lo troviamo in moltissime altre culture. Veniva vissuto, a proposito, per ritornare insomma a questa idea di tempo comunque interiorizzato, no? È addirittura una posizione dello yoga, la svastica, no? E quindi se ogni asana è come definisce la cultura, nel mio caso tantrica, insomma, è una porta in qualche modo, un sigillo che si dischiude verso una dimensione che non può essere quella del divenire, spazio-temporale. Questo ovviamente per noi è forse difficilmente sperimentabile per quanto ci mettiamo a farlo. Comunque è anche importante mettere semplicemente un essere umano nelle condizioni di dire le stesse cose, quindi azionare diciamo, disattivare insomma, la mente. Se lo mettete insomma, in posizione, penso, non so, facciamo un esempio molto banale, l'utvak, lo si mette in posizione capovolta, difficilmente potrebbe dire le stesse cose che dice. Esatto. È un problema banalmente, usiamo usare energetico, usiamo questa parola, insomma, forse un po'. Però i simboli, appunto, quindi questa attivazione o disattivazione del simbolo, che
Hai detto bene, a livello microcosmico, quindi dell'individuo, io posso continuare a tatuarmi svastiche, a fare posizioni tali o a praticare un ideale, insomma, antisemita della razza pura. Il problema è che poi a livello di macrocosmo, e qui c'è un'equiparazione secondo me con ciò che accade a livello di fisica quantistica, perché insomma loro ci dicono sì, è vero, a livello di particelle subatomiche questa cosa è reale, cioè non c'è tempo, però a livello di macro il tempo c'è come, perché allora questa idea è puerile da una visione, insomma, se vogliamo dire vedica, no? Perché comunque questa idea di macrocosmo e microcosmo vissuti come cose scisse, come una scissione dell'essere, l'individuo, la percezione, risulterebbe quantomeno risibile. Evidentemente noi percepiamo la caducità, l'entropia, direbbero loro, insomma, del tempo, dei nostri corpi, perché ciò si dispiega, viene in mente Abbott, avete letto Flatlandia, questo monaco inglese che scrisse questo libro, La, 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 il dimensione, il mondo a due sì, mondo dimensioni. bidimensionale, è semplicemente, insomma, un banale problema di punti di osservazione e strategie affinché si possa in qualche modo sublimare lo stato. The Kingdom, direbbe Lars von Trier, parafrasando la cabala ebraica, in cui siamo conficcati. E quindi il delirio, a mio avviso, la nevrosi del potere e quindi dell'ideologia dominante, è quella di farci ritenere che questa tecnologia, che il dominio del tempo, della scienza, della tecnica, sia in qualche modo il dogma, il nuovo dogma, la nuova cruna del lago attraverso la quale far passare lo scibile. Ma insomma, per quanto sia sperimentabile, boh, ci sarà sempre qualcosa che sfugge a questa dittatura. A proposito di quello che hai detto prima, basta cambiare la posizione, come nello yoga, eccetera, eccetera, e già cambia completamente non so, la prospettiva sul mondo, la visione, ma cambia tutto il modo di essere. E questa cosa la sperimento, si sperimenta banalmente con il teatro. Se tu metti un attore in una certa posizione, le battute escono in un modo, se la metti in un altro, escono in un altro modo, senza che lui sia in grado di capire perché. E con gli allievi è ancora più costruttivo e anche più divertente, perché l'allievo non è sovrastrutturato da un'educazione ancora accademica o da una standardizzazione che va dalla dizione, che la deve fare in un certo modo, e dei movimenti che deve fare in un certo modo, quindi dai cliché abituali cui il cosiddetto teatro ufficiale obbliga ad adeguarsi, omologando gli attori che sono tutti uguali e fanno tutte le stesse cose, recitano tutti nello stesso modo, recitano appunto. Se invece, e questo fu l'esperimento grotoschiano, se invece trasformi il corpo nella sua nelle sue modalità comportamentali e stravolgi il quotidiano, trasferendolo, come lo chiamava lui, in extra quotidiano, ispirandosi proprio al teatro orientale, dal Buono. Katakali fino all'opera cinese, fino anche al teatro classico indiano, al Kabuki, al Noh, o al Boto, l'attore come essere umano cambia completamente e ti dà modo di non essere più, di non avere più davanti un professionista che sta svolgendo un'attività, un lavoro qualsiasi, che in questo caso consiste nell'imparare delle battute e interpretare un personaggio, ma con la natura nuda di quell'attore, cioè di quella persona che sul palcoscenico trasfigura se stesso. E il palcoscenico per questo diventa un luogo spirituale, e per questo il teatro di Grotowski si esaurisce in un'attività che non è più quella del teatro, ma diventa una forma di ascesi laica, di spiritualità incredibile, che non ha nulla a che vedere con il teatro come l'Occidente lo ha abitualmente concepito, cioè una tecne, che giustamente è un'arte di far bene le cose, l'arte di far bene certe cose. Se tu a un muratore chiedi farti un muro, te lo deve fare a regola d'arte, l'attore deve fare la stessa cosa. Però lì entri in un'altra dimensione dell'attorialità, che non è più quella del semplice professionista che piuttosto che fare Ciampa fa Amleto, piuttosto che fare Amleto fa Cinna nel Giulio Cesare.
E quindi, se col teatro si può sperimentare una dimensione, chiamiamola magica al momento, in questo senso, cioè capace di trasformare il nostro modo di approcciare, perché la cosa straordinaria, uno dei miracoli che accade in teatro, è che pessimi individui, soggetti intrattabili, a volte ottusi, persino ignoranti, che fanno gli attori, messi nelle condizioni di poter lavorare bene su un palcoscenico, creano un rapporto con il pubblico che quando finirà lo spettacolo non riusciranno ad avere con nessuno, neanche con la propria donna, o con il proprio migliore amico, o col proprio fratello, col proprio padre, o la propria madre. Lì accade qualcosa di pazzesco. Per cui il pubblico ha un'altra visione non solo di se stesso, ma del suo rapporto con quel personaggio, quell'attore che dir si voglia. Il tempo diventa un'altra cosa, collassa Collassa. tutto. Quando accade questo semplicemente nel gioco, perché poi è un gioco, che però è anche uno yoga e quindi anche uno yugum, è un gioco del teatro, cosa può non accadere nell'esistenza? E Zizek le lancia ogni tanto queste, Come no? non in questi termini, ma in altri. Come Quanto no? può essere rivoluzionaria un'esistenza? Sovvertendo l'intero modo che abbiamo contratto per abitudine, vuoi per educazione, vuoi per non si sa, per gettatezza, la Geworfenheit heideggeriana, ti sei gettato nell'esistenza e cosa diventi una volta che ti ritrovi là? Quello che devi essere e che non vorresti, non ti sogneresti mai di poter dover essere. Quindi può essere uno stronzo, come può essere un genio, come può essere un santo, una puttana, un miserabile, un muratore, un operaio, un manager, eccetera, eccetera, ma per una costellazione di relazioni, una struttura che è artificio e che ti. E che tu ti trasformi, ti sforzi di trasfigurare in fatalità, ma che fatalità non è? È il gioco del potere. E il potere non è una cosa semplicemente che non solo, è umano, troppo umano, Ma troppo. Ma sì, tra l'altro direbbe quando fai qualcuno. questo riferimento mi viene in mente anche l'idea comunque che è proprio dello yoga Kashmir, questa idea dell'assegnazione appunto tra puttana e santo, no? Una cosa che non poteva essere tollerata ovviamente insomma, con lo sviluppo della società fallocratica, quindi, e non solo, ma quando parli di collassare il tempo, la macchina attoriale, dell'attore, insomma, che in qualche modo trova nel palcoscenico, insomma, una dimensione che non è più, è quasi sovraumana, no? Nel senso che supera i limiti dell'umano, appunto, per le ragioni che tu dicevi, torni a questa idea della celebrazione, cioè la vita in realtà è celebrazione, e quindi l'arte dovrebbe essere celebrazione, già che un tempo era assolutamente connessa alla ritualità. Sì. Insomma, un tempo non è che c'era il musicista, il ballerino, No, eccetera, no, non era c'era. un atto ciclico del villaggio, del paese, della tribù, della comunità, e sicuramente c'erano delle individualità che erano, come dire, rispetto ad altre più ferrate, più preparate, come dire, più simbioticamente legate alla danza o alla musica, quello che era, però tutto era vissuto un po' come adesso oggi, se basta andare a Cuba, no? Non è che a Cuba il rito della santeria prevede, insomma, cioè, che, addio, non voglio suonare sto legnetto, voglio suonare. Cioè, lì c'è sostanzialmente una partecipazione emotiva al rito totale che appunto attiene alla celebrazione. E hai detto benissimo, hai citato prima, mi si è accesa una no, quando hai parlato appunto del termine di tecnè, che si sono presi pure quello, perché oggi tecnica appunto, e quindi progresso, è semplicemente un aspetto della tecnica greca che prevedeva ovviamente, oltre alla realizzazione del manufatto, anche nel concetto, dico, la sua, quello che insomma uno scienziato oggi chiamerebbe il principio di abduzione, cioè che Plero, per intenderci, non vede l'orbita di Marte che è ellittica, ciò rispondeva a un ideale blasfemo per l'epoca, perché la realtà doveva essere assolutamente sferica, insomma, sto Marte era ellittico, lui abduce l'orbita di Marte, cioè ne come dire, immagina possa essere ellittica e dopo fa i calcoli e trova che è così. Quindi questo principio che non è legato alla creazione, che insomma banalmente potremmo ridurlo a cosa? L'intuizione, l'idea che poi diventa dalla potenza all'atto, il manufatto, insomma. E a proposito di tempo, mi viene in mente un altro
l'ascito del mio grandioso professore di estetica, Luciano Nanni di Bologna, che nel suo libro Contra Dogmaticos parla molto bene dell'arte, e che quindi, cioè, l'arte cos'è se non Tarkovsky in questo ha realizzato, secondo me, uno dei film più belli, insomma, a parte Solaris, che è Stalker. Capolavoro. Perché Stalker, simbolicamente Stalker, va avanti l'individuo che rappresenta l'arte, no? E quindi perché? Perché il visionario, l'artista, vogliamo anche la carta del tarocco, insomma, ci aiuterebbe in questo senso, l'arte ha questo compito, cioè di anticipare il divenire, e quindi di ciò che sarà il tempo materico, no? Cioè la realizzazione. Quindi, insomma, l'artista è per elezione il visionario, colui il quale vede le cose e insomma le realizza. Ora, questa idea comunque di tecnè, insomma di tecnologia, che sicuramente segue lo stesso principio, perché dal genio non ci può essere, non si può mettere la museruola alla fantasia, insomma alla creatività, no? Per quanto, insomma. E quindi il divenire, secondo me, è in trappola in questa nostra visione settoriale delle discipline, no? Perché, insomma, si dà la medicina, la psicanalisi, alla fisica, insomma, si ha come l'impressione che questa straordinaria visione della sapienza dantesca, no? Che univa un po' tutto, no? Venga meno proprio a partire dal 1200, 1300, insomma, e che quindi la stessa idea di possessione diabolica, no? questa tripartizione inferno, purgatorio, paradiso, sublimata poi da un altro, insomma, si dice fosse un grande iniziato, Ragheta, insomma, Faust sostanzialmente sdogana maligno Mefistofele, tant'è che assurge al cielo anche lui, sì, no? Sì. E quindi, insomma, questa idea della condanna in qualche modo, no? Fissa, immutabile, permanente, viene in qualche modo addolcita via man mano che l'Occidente, per non so quanto consapevolmente, insomma, questo sarebbe un altro argomento, si fa in tutti i sensi, cioè diviene, no? E quindi questa illusione del divenire in qualche modo rompe con il mondo, insomma, immutabile del trascendente, e diventa appunto che cosa? Ideologia del contingente. Questo è terribile, perché se io ho male al fegato e vado da un epatologo, mi dice non c'è, incazza al fegato, ma poi ovviamente un cavolo, cazzo ormai si può dire, sì, italiano, sì, beh, dai, tutto il vocabolario, e magari il problema, insomma, questa visione olistica ovviamente dell'essere, insomma, sì, viene meno. Faccio una domanda così e poi chiudiamo. Sì. Rispetto all'arte e al tempo, Rick Barren, il nostro maestro, dice appunto che, ma non solo lui ovviamente, l'arte è la dimensione della gratuità, e quindi mentre in Occidente l'arte è l'opera d'arte, in Oriente l'arte è ciò che l'artista fa mentre la compie, mentre compie l'opera, e quindi si ricollega al rito. E quindi se mettiamo insieme questo concetto di gratuità, il concetto del rito e del tempo, emerge come se la celebrazione della gratuità, quindi ciò che non è utile a un fine, sia la massima espressione dell'umanità, e quindi come se uscire dal divenire attraverso un'azione che non ha uno scopo ulteriore all'azione in sé sia come l'ingresso nell'eternità, e quindi anche la celebrazione mistica, ma anche un modo di vivere in una dimensione dell'eternità, non nel concetto di eternità così come lo ci ha educato a pensare il cristianesimo, ma una dimensione dell'eternità come per esempio potrebbe essere quella del Tao cinese, in cui le cose che accadono nella loro necessità, ma accadono all'interno di una non selettività logocentrica. C'è un bellissimo saggio di François Julien su Logos e Tao, in cui alla politica logocentrica, anzi fallo logocentrica, per usare un'espressione di Derrida, viene contrapposta invece la vitalità dell'armonia taoista, e lo fa con una certa intelligenza, direi, anzi un'intelligenza fuori dal comune. Questo filosofo francese, che è sinologo fra l'altro, che si improvvisa, è vero quanto osservi, Dario, perché la corruzione logocentrica in tal senso, e qui vengo a quanto diceva anche Francesco, crea non solo i dipartimenti ma anche la selezione,
E per cui a un certo punto, per riprendere il detto arabo, la pietra nera su cui sta la formica nera nella notte nera è un nulla. Ma non è così, perché il detto arabo dice: se in una notte nera c'è una formica nera su una pietra nera, Dio l'ama. Io aggiungerei: quello è il divino. Non c'è nessun Dio che ama niente. Non c'è un'attività. È quella l'attività del divino. E qui chiudo. Siamo... Sì, aggiungo soltanto un'ultima Sì. cosa sulla cosa che hai detto, siccome ci sei dato parere, insomma, una cosa che mi tocca. Sì, è vero, cioè, insomma, la gratuità del gesto, dell'atto artistico, ovviamente si contrappone all'idea comunque della monetizzazione, della mercificazione, oserei dire del feticismo, Marx, vogliamo tenere, delle merci, no? Fetici cos'è? Insomma, secondo Marx, Marx aveva questa grande intuizione, insomma, i rapporti di scambio che venivano che in passato, no? Nelle società feudali, fino alle società feudali, erano basate su un rapporto, insomma, feticistico tra individui. Quindi, insomma, se tu eri il duca, il barone di una determinata contea, io da contadino, e quando tu ti presentavi ero tenuto a offrirti le mie cose gratuitamente, mentre magari un altro mio pari avrei potuto fare un'operazione di scambio, di dono o di mercimonio, no? Insomma, gliele vendevo. Interrompiamo un secondo, c'è Andrea. Sì, c'è un microfono Ah, acceso. sì, Sì. sì. Andrea, ti presento Dario. Ciao. Ciao Andrea. Giuseppe. Andrea, Andrea. ti tolgo Ti la conosci, borsa. Va bene, allora resto in silenzio e me ne No, ma vado. abbiamo finito gli ultimi due Non c'è minuti. niente. Se vuoi No, stare. no, no, vado a vedere La che c'è in due piscina. minuti abbiamo Va bene, finito. volete qualcosa? Un bicchiere di vino? Io sono a Uno... posto, grazie. Dopo l'intervista magari ci pigliamo un aperitivo. Dai. Va bene. Grazie. Finisco dicendo che, poi magari questo lo Certo, tagli. mi aiuti. Finisco dicendo, ah sì, mentre successivamente la società dei consumi relega questo feticismo alla merce in qualche modo, no? Cioè l'operazione di scambio tra individui non è più dettata da rapporti, insomma, simbolici legati a noi, ma in qualche modo si incista carsicamente all'interno dell'oggetto di scambio. E quindi la merce contiene il nostro, come dire, correlato.